Olivetti Top 100. Il sistema di elaborazione testi portatile Top 100 venne prodotto in Germania dalla società tedesca Triumph Adler con il nome di Gabriele PFS. A seguito dell'acquisizione da parte della Olivetti del marchio tedesco, venne distribuito come Olivetti Top 100 a partire dal 1990. Venne dotato di un display a cristalli liquidi retroilluminato da 14 righe, memorizzava testi e correzioni su un microfloppy disk da 2,8 pollici e come gruppo stampa utilizzava un sistema di scrittura a margherita con velocità di 13 caratteri per secondo e stampa bidirezionale. Caratteristiche che rendevano unico questo sistema erano l'utilizzo del raro microfloppy da 2,8 pollici da 110 kilobyte, delle margherite prodotte dalla Triumph Adler e delle cartucce nastro Spellcart derivate dalle cartucce Triumph Adler Gabriele 9009. Il modello non ottenne un gran successo in Italia, dovendo dividere il mercato con altri sistemi di elaborazione testi portatili Olivetti, quali il PTP 820 e Jetwriter 900.